Gianluca Ratto, assessore al turismo. Questo Festival della Parola, edizione terza serata, sembra sempre un crescendo rossignano. Secondo lei com'è andata? Ma è andata bene, poi l'ho detto anche poco fa sul palco, rivedere la piazza piena di gente dopo veramente tantissimi mesi in cui siamo stati costretti in casa, dopo un periodo estremamente complesso, difficile, è veramente bello ritrovarsi e ripartire perché fortunatamente ci sono dei segnali positivi. Un po' per le vaccinazioni che stanno andando avanti bene e un po' perché comunque sembra, speriamo, che si possa, diciamo, uscire da questo periodo. E i turisti qua a Chiavari trovano questa qualità, musica, parole e questo sconosciuto, semisconosciuto grande musicista, veramente adesso possiamo dire di averne scoperto l'anima con le note e le parole dei grandi che avete portato qua questa sera. Sì, certo, io devo essere sincero, a me piace, come del resto tutta la nostra amministrazione, piace puntare sulla qualità degli eventi, non tanto sulla quantità, anche perché voglio dire, se si porta qualità si ha un buon richiamo, i turisti lo apprezzano e abbiamo visto anche, diciamo, negli ultimi anni abbiamo puntato tanto sulla promozione di Chiavari e sul fare di Chiavari, sottolineare la grande importanza che ha sempre avuto nella storia del nostro comprensorio. Bravi. Elena Molinari, Festival della Parola, questa serata dedicata ad un jazz di qualità, a una vita difficile, questo shadow, praticamente un'ombra che questa sera tra note e parole è arrivata in mezzo al pubblico, in mezzo a noi, con la sua vita difficile, una vita piena di dolore, però la musica soprattutto. E per lei che cos'è stata questa serata? Allora, intanto devo ringraziare Enrica Corsi. Enrica Corsi è il motore del Festival della Parola, è il braccio senza il quale il festival non sarebbe mai partito, perché l'idea è stata la mia, certamente, l'ho scritta, l'ho pensata, soprattutto per i ragazzi delle scuole di ogni ordine grado, per la mia città dalla quale io provengo, che è Chiavari. E Enrica peraltro non è di Chiavari e ha fatto il suo mestiere, ma ha fatto un regalo anche lei a sua volta molto, molto grande, nel spendersi con grandissima energia nel selezionare al meglio insieme a me, insieme a una squadra di lavoro efficace, nel tempo ovviamente cresciuta, perché è un festival fatto di relazioni, di rapporti umani prima di ogni altra cosa. E Enrica ha proposto per questa edizione estiva Gioco Forza, perché le condizioni in cui tutti versiamo ci portano ad avere la necessità e se non addirittura il dovere di spostare i nostri eventi su, calendarizzandoli nei mesi all'aperto, per così dire, ma di fatto il festival è di ben altra vocazione, e ha scelto nel calendario anche questo spettacolo con Massimo Popolizio, Fabrizio Bosso e Julian, che è stato qualcosa di davvero molto, molto forte e di molto elegante, no? Come io stessa ho cercato di annunciare sul palco, seppur emozionata all'inizio. Ha contato molto per me perché mi ha riportato agli anni in cui in radio conducevo una trasmissione serale, per moltissimi anni quella è stata la mia fascia di trasmissione, era proprio riservata al jazz e si chiamava Good Night Jazz, per cui ritrovarmi in un'atmosfera simile, con una storia simile, con tale peso, che è la storia di Chet Baker, mi ha sicuramente emozionato tanto, tanto, e spero abbia emozionato il pubblico che mi è parso partecipare. Ecco. Le parole in questo caso contano molto, ci hanno fatto vivere come in un film questa sera.
Massimo Popolizio è un attore di cinema, di teatro, è un doppiatore, è un uomo che ha grande dimestichezza, padronanza dell'ascolto della sua stessa voce, quindi del suono, della modulazione del suono, è ineccepibile, veramente straordinario, e devo dire che ha interpretato Chet in una maniera, a mio dire, alta. Ecco, poi chiaramente i giudizi vanno fatti dalla critica. La palestra di Luca Ronconi ha funzionato. Penso proprio di sì. Prossimo appuntamento del Festival della Parola, lo vogliamo dare? Certamente, è il 30 di luglio, quindi domenica 30 luglio avremo il giornalista e scrittore Gian Antonio Stelle, poi avremo successivi appuntamenti fino a settembre. Chiuderemo logicamente l'edizione estiva del Festival della Parola, sempre con l'augurio di qui sopra, no? Sperando di tornare a maggio, sperando che tutto vada per il meglio per tutti quanti, per tutti noi in generale. E poi avremo un mini Dida Festival, che è il blocco riservato appunto ai nostri studenti, alle nostre scuole, in parte in webinar, vedremo cosa l'autunno ci riserverà, e qualcosa anche in presenza per le scuole, anche con nomi nazionali, dedicato quasi interamente a Dante Alighieri.